Ben ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. È stata disposta la riesumazione della salma del professore Giuseppe Provenzano dalla Procura di Palermo per eseguire nuove analisi e indagini. L'uomo, lo ricordiamo, è morto a soli 57 anni a causa di un incidente stradale avvenuto nel dicembre del 2022 in Egitto. È stato il procuratore Ennio Petrigni a firmare il provvedimento per eseguire nuovi accertamenti. La consulenza medica sul corpo sarà effettuata dal medico legale Giuseppe Davide Albano. Saranno eseguite nuove analisi sul cadavere e anche un TAC. La Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'Appello la sentenza di secondo grado che condannava a 5 anni per intestazione fittizia di beni il re dei detersivi Giuseppe Ferdico, ex titolare di una catena di negozi di prodotti per la casa nel palermitano con centinaia di dipendenti. Annullata anche la condanna di Francesco Montes, mentre per i due coimputati Pietro Felice e Antonio Scrima, che rispondevano di estorsione aggravata in appello, erano stati condannati a 7 anni, l'annullamento ha riguardato soltanto la circostanza aggravante dell'aver favorito la mafia. Arrestati due braccianti agricoli nel catanese di 48 e 24 anni, rispettivamente padre e figlio, dai carabinieri di Palagonia a seguito di una segnalazione. Una pattuglia si è recata sul luogo segnalato in cui era in corso una lite tra un 39enne e il 24enne arrestato. La causa dei litigi sarebbe da ricondurre a dissidi sorti tra quest'ultimo e la figlia del più anziano, legati da una relazione sentimentale. Nonostante la presenza dei militari, tra le due fazioni sono volate minacce di morte. Perquisita l'abitazione dei due arrestati, i carabinieri hanno trovato diverse armi, tra cui un fucile a pompa, risultato rubato a Lentini. Dietro il deposito Amat di via Roccazzo è stata messa in atto un'azione vandalica che ha danneggiato 5 auto parcheggiate in via Luigi Sarullo a Passo di Ricano. Tra i danni riportati dalle macchine ci sono pneumatici squarciati e finestrini mandati in frantumi. Alcune delle vetture appartengono a dipendenti della società che gestisce il trasporto pubblico locale. Uno dei lavoratori ha anche raccontato di aver trovato la propria auto in quelle condizioni al termine del turno e ha affermato che episodi simili accadono spesso. Nonostante ciò, l'episodio di ieri non è stato ancora denunciato. Questa era l'ultima notizia e la TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16 con nuovi aggiornamenti. A più tardi.